tornando un po' a quello che volevamo chiederle, l'altro giorno abbiamo incontrato i volontari di Operazione Colomba che sono qui impegnati in questa tematica delle vendette. E ci hanno un po' spiegato come funzionano queste dinamiche e volevamo capire da lei che ruolo può avere la Chiesa, che ruolo ha insomma nella mediazione e poi nella riconciliazione Sì, tra queste. facciamo sempre un po' di storia per capire perché esiste questo problema, no? C'è un bel articolo abbiamo il microfilm su Antropos, un bello studio di Monsignor Cozzi, che è stato prima missionario, poi amministratore apostolico, come si chiama, della Santa Sede, Monsignor Cozzi, famoso, sì. Quanti giorni state qua? Voi le Dopo chiese? domani Ah, partiamo. ogni modo, perché è sorto questo principio? Che è un principio etico vitale nella zona del nord che aveva valore prima, adesso non dovrebbe avere più valore. Chi ha vissuto di voi la guerra fredda tra russi e americani per le guerre nucleari atomiche degli anni 60, 70? Nessuno. Siete più giovani di me, la vecchietta se la ricorda. Allora, essere armati fino ai denti e sapendo di poter colpire senza muoversi Russia, Stati Uniti, cioè questa era guerra fredda, l'armamento fino ai denti è stata una deterrenza per evitare questa distruzione totale. Questo principio è fondamentale per capire il perché di quello che adesso dirò. Che in fondo è positivo in partenza, attenzione, è stato inventato per la difesa dei poveri. Quindi, in che senso? In una civiltà feudale, in Albania, come tutte le parti del mondo, poi non ci scandalizziamo, vedete il film di Santa Rita, è della stessa cosa, guardate, vedete Santa Rita è la stessa cosa. L'abbiamo visto, fatto delle catechesi ai giovani quest'estate in Quaresima, e tra l'altro abbiamo fatto anche questi due film, quest'anno l'anno scorso, due puntate. Cioè vuol dire fenomeno esistente in altre parti, della vendetta di sangue, così. Ma il principio è questo, per evitare che i prepotenti, come dico chi erano i prepotenti in Albania, che sono ancora adesso, i prepotenti, gli arroganti, avessero sempre franca sui poveri, per qualsiasi delitto, qualsiasi arroganza o violenza possibile fare. Le famiglie, la domanda che dice, sa Pusk che? Quanti fucili hai a casa tua? Io nessuno. Siete sposati? Sì. Siete sposati? Nessun fucile avete? Avete figli, maschi, femmine? Allora, la domanda del passato, sa Pusk che? Quanti maschi hai? Che oggi le donne usano le armi e ammazzano. Nel passato sono altri uomini. Quindi quanti fucili hai? E siccome c'è la famiglia patriarcale, voi immaginate la famiglia patriarcale con capostipite, poi nonne, zie, eccetera, eccetera, con 100 maschi e tante femmine, e altre famiglie con 100 femmine, o 80 femmine e senza maschi, con pochissimi maschi. E quindi l'arrogante, il prepotente, con più fucili, poteva fare tutto quello che voleva. Allora hanno il principio dell'Antico Testamento, uno dei principi, no? Che sono anche lì nell'Antico Testamento, tante cose che contrastano questo principio, dam per dam, si per si. Gesù l'ha detto, no? Gli fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico. E questo è l'occhio per occhio, dente per dente, no? Attualizzato, dice tu che hai fatto un omicidio, una violenza su una donna, qualsiasi tipo di omicidio, hai ucciso una persona della mia tribù, no? La tribù, come ti chiami tu? Capo Giuseppe e cognome. De La Vincentis. tribù De Vincentis, ha ammazzato uno della tribù Giovanni Massafra, io Napoli. sono Massafra di cognome, bene, una città vicino Taranto, sono di quella zona. Sì. E allora, la tribù.
De Vincenzi, che ha molti fucili, molti maschi, ha ucciso uno della tribù di Massafra. Bene, ma tribù Massafra. Allora, per evitare appunto questo ripetersi di queste violenze, eccetera, eccetera, non è che c'era molta giustizia prima, non c'erano chissà quanti tribunali, non c'è oggi, ma già allora. Oggi, perché questo è il problema che ho denunciato nel mio decreto di scomunica nostro, che scomunica abbiamo fatto. Che allora dice, la famiglia Massafra ha il diritto, può perdonare, però ha il diritto di prendere il sangue, si dice, per dimenticarsi, fatto uno a uno, si devono essere amici, si devono anche bere insieme il caffè, alla parità. Cioè, in fondo dice, allora, non è giusto uccidere neanche per arrivare alla parità, per carità, questo non... Però in quel contesto dice, io devo, e soltanto dopo che ti ammazzo, anzi se non ti ammazzo, o te, uno dei tuoi, che ti ha ucciso, che non è soltanto, anche lì c'era tutta una cosa molto elegante, attenzione, adesso si è secolarizzato anche questo principio. Cioè allora, poi vi racconto un esempio, in 24 ore si dava il tempo all'omicida di scapparsene. Si dava il tempo di scappare, però dopo, però anche lì, in un mese potevi vendicarti tutti quanti, passato un certo periodo, la vendetta era riservata soltanto all'omicidio a poco, quindi c'era una cosa molto più seria, insomma, non come fanno adesso, che se adesso uno ammazza, automaticamente la famiglia De Vincentis che ha ammazzato rimane chiusa dentro, non può lavorare più perché è a rischio, tutti quanti sono a rischio. A meno che, dopo lunghe trattative, la famiglia Massafra dice, benissimo, io sono, non ti perdono ancora, però sono abbastanza misericordioso, la vendetta è soltanto per la famiglia stretta di chi ha ucciso. No? Zii, parenti e cugini sono liberi. La promessa, cioè la fedeltà, no? la parola data, la besa, la parola data. Non so se è chiaro questo... è successo una volta, raccontano, che uno ha ucciso, non, era fuori zona, non sapendo, va a finire a chiedere aiuto nel recinto della famiglia che lui ha ucciso qualche parente, così è diventato il papà o addirittura lo zio. Sì. No, è interessante come viene gestita la cosa, attenzione. Non è che viene ucciso subito, l'ospitalità era sacrissima, molto sacra, se la parola sacrissima in albanese non esiste, molto 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 sacra, l'ospitalità. Quindi anche questo che ha ucciso uno dei tuoi, o tuo figlio, che dopo arriva la notizia, no? Dice, stai qua, ti accolgo, nessuno ti fa male, esce, ti accompagno a recinto, a fuori dal recinto, in 24 ore sparisci, passate 24 ore io ti posso uccidere. Cioè questa è anche, si sa la parola italiana, è borné, albanese. Cioè questa è veramente, è l'umanità. Cioè, altrimenti sarebbe subito ammazzato. Allora, vuol dire che il canon, a volte lo si, tanto molti non lo sanno, non lo leggono e non sanno che cosa è. È un insieme di tradizioni per regolare la vita dei villaggi delle montagne. Quindi questa, ripeto, così è il fenomeno dello, quindi anzi, nel passato, ma ancora adesso, per questo bisogna lavorare per creare e cambiare cultura, tornare era vergognoso per la famiglia, segno di debolezza, sì. Per cui, voi immaginate che fatica i missionari, infatti, era molti francescani, c'era padre Dionisio, questo, non so se l'ha conosciuto qualcuno, padre Dionisio, che ha fatto tantissime, è morto qualche anno fa, tantissime riconciliazioni, tantissime, e con pazienza, dialogo, dall'altro era, prima che morisse, la viveva sempre a casa, perché abituati così sotto il comunismo, però la sua casa era un santuario, ogni volta anche io andavo, mi confessavo da lui, e c'era la messa lì, ed era, andavano a confessarsi, aveva qualche problema, mi chiamava a me per tutte le cose così di confessione, e anche andavano a chiedere consigli come gestire
dei casi di riconciliazione. Poi nel passato famosissime sono le rappacificazioni, ma anche lì usano la forza, proprio il nome della fede, però ci credevano parecchio allora, no? E poi vi racconto come avveniva la riconciliazione nel passato, ma quello abbiamo fatto anche noi, così, a dire la verità. E quindi la famosa missione volante dei gesuiti, è famosissima. Cosa vuol dire? Questi 5-6 gesuiti andavano in una zona, stavano lì una settimana, un mese, giunto sacramenti e, tra virgolette, li costringevano a riconciliarsi, tra virgolette, così, vuol dire che li convincevano a me in questo modo, e quindi quante riconciliazioni hanno fatto. Come si faceva prima la riconciliazione? Qualcuno l'ho fatto anche io, mi tolgo la croce così. Allora, è un lavoro delicato che porta molto tempo, perché anche perché ci vuole molta tattica umana e spirituale. Dopo, allora, ci sono questi gruppi, a volte in prima persona il prete, ma sono questi gruppi che si contattano, eccetera, eccetera. Il giorno stabilito per la riconciliazione, chiamano sempre un sacerdote, a cui ho partecipato io a queste riconciliazioni, allora si fa in questo modo, si mette sul tavolo principale della famiglia che deve perdonare, che ha subito il perché proprio l'altro giorno ho detto ai signori della Colomba, perché sa, bisogna, essendo stranieri, non c'è nessuno degli albanesi con loro, dico attenzione, non fate molti errori, dico, non sottovalutate, sì, voi valutate il disagio di chi sta chiuso, no? Perché ha ammazzato. Però attenzione, quello che deve perdonare, che ha avuto il papà ucciso, il figlio ucciso, dico, non sottovalutate questa cosa qua, anche perché non è facile, ti ammazzano il papà, ti ammazzano un figlio, il figlio più caro che tu hai, non è facile, non è semplice. In ogni modo, arriviamo alla conclusione che siamo di giorno della riconciliazione. Vi racconto questo, è successo due o tre anni fa a un paese, non dico il paese. E allora, andare in famiglia, poi allora chiamato il vescovo per l'annuncio, anche fare con i media, a dire la verità. E hanno messo, allora abbiamo cercato di parlare, di fare, a un certo punto uno dice, dico, Zodis Tepis, tu, capo famiglia, che fai? La croce lo tieni capo sotto, o no questa qua, la croce con Gesù Cristo? Perché se è così vuol dire, io se lo lasci così, con la testa sotto Gesù, vuol dire che non perdoni. E quindi noi ci possiamo andare, no? Dico, allora ti decidi, vuoi perdonare o non vuoi perdonare? Allora il capofamiglia prende la croce, la bacia e la mette così. Quindi vuol dire che è arrivato a fare la riconciliazione. Poi, e quindi poi ci sono parole di molto belle, insomma, molto belle, molto forti, fanno emozionare, fanno volete. E quindi poi si bacia la croce, si dà, poi il capofamiglia bacia la croce, tutta la famiglia che ha subito la croce, che dà il perdono, l'omicidio, e poi la passa al capo famiglia di colui che ha ucciso, no? E che ha ricevuto la risposta del perdono. E così, poi finimmo questo qua. Poi a volte fanno questo, non sono presente io a questo, sono andati poi a casa di chi ha ricevuto il perdono, e questo è successo, che lì hai due figli che rischiavano un domani poi di continuare la vendetta, li ha fatti diventare fratelli di sangue. Ciò che poi vi dico, cioè nel passato adesso un po' meno, in sintesi, tra parentesi, per far sì che le tribù, la tribù Massara, la tribù De Vincenzis, non fosse chiusa nel suo clan, cosa hanno fatto? Hanno fatto sì che per sposarsi, bisogna sposarsi dopo settimo ottavo grado, quindi molto quanto più lontano da, ma non soltanto sposarsi, ma anche il compare, chiamano di San Giovanni, anche lì, ancora adesso, quanto più, no, per poter fare, a parte non si sposa, ma per poter fare il compare di San Giovanni, deve essere uno quanto più lontano possibile, proprio per poter agganciare, quanto più amicizie di questo tipo hai, meno rischi di omicidi ci sono, no? Che è chiaro. Perché e poi, sei un'unica famiglia. Compare di sangue. È il battesimo.
compare il compare il battesimo battesimo, e cioè il padrino. padrini, cioè padrino. Si chiama adesso noi siamo un po' compare di i San compare da Sicilia, Palermo e Puglia, sì. Queste cose si conosciamo. Compare Giovanni. I genitori come dicono, si chiamano come compare. Il genitore del bimbo che è stato battezzato con il padrino si chiamano compare. Ah, ok, e deve essere di almeno 7-8 anni. No, no, però non ci si può sposare. Se per esempio la famiglia che è Luigi ha fatto da padrino alla a mio figlio, a mio nipote. La famiglia di nipote con lui non si può, deve passare diverse generazioni per potersi sposare. Quindi anche c'è la. Allora si dice in gergo latino, cognatio carnalis cognatio spiritualis, cioè dire familiarità di sangue e familiarità spirituale. Che sorgono dal battesimo o dalla cresima. Quindi quanto più. Poi intanto c'era, avevano aggiunto fratelli di sangue, poi vi racconto cosa si fa, come si fa, e più compare, nonno, per i capelli. Cioè è il primo taglio di capelli. Sì, non abbiamo bisogno di compare, l'avevo letto. Con De Magistris, guarda, compare. Magistris è il signore di Napoli. Ha le vincenze, da sbagliato. Il primo taglio di capelli. Ottimo taglio di capelli. Se io taglio i capelli a. Voi sapete, no? I bambini quando crescono non tagliano mai i capelli. Ora alla famiglia, ecco, questo poi si legavano legami con i musulmani anche, no? Per cui chiamavano certe famiglie musulmane del vicinato, diventavano parenti, compari di capelli, insomma, padrini di capelli. Io tagliavo i capelli a tuo figlio. Forse fanno ridere, però è tutto un sistema fondamentale per evitare che. Voi non so se state mai in montagna, come vivono nelle montagne, no. Ogni casa, ogni casaggiato a sé, con tutta la famiglia patriarcale. Quindi per unire e avere rapporti di relazione tra le varie tribù sarebbero i cognomi, e quindi ci sono questi legami o di battesimo o di matrimonio, quindi anche per legarsi al matrimonio con la famiglia, per poter avere o interesse o chissà che cosa, e se già da piccoli si fidanzavano, promettevano di dare in sposa o in sposo un figlio o una figlia, quindi proprio per poter tenere questi rapporti di libri quanto più allargati. Non so se vi ho confuso qualche idea. No, allora, dopo che fatto presenza siamo andati, e cosa fanno? Prendono un po' di grappa. Due tazze di grappa, si pungono con il. Mettono un po' di sangue nella grappa di uno dell'altro e se lo bevono. Con la grappa. Però, questo è un rito che partecipai anch'io a questa cosa. Quindi. Uno prende il sangue dell'altro, quindi in questo caso momento e diventano fratelli di sangue che nessuno guai a profanarlo, insomma, quindi di una sicurezza estrema. Più della parola data, insomma. Ma il rapporto quindi, questi. Nel canon si mette anche però la possibilità di perdonare, e questo non si mette mai in evidenza, quindi già il canon dice che attraverso la chiesa, attraverso il prete, si può arrivare alla riconciliazione, però nessuno mette in evidenza queste cose qua. Anche perché adesso il canon viene un po' applicato. Applicato ad usum delfini, viene usato dai briganti, dai prepotenti, per giustificare proprio le prepotenze. Cioè un po' era nato con uno spirito, ma adesso è un po' quasi il contrario. Sì. C'era anche un codice nobile per. Certamente, un codice nobile, perché anche se è brutto il però era proprio per questo, per difendere una deterrenza. Dico attento tu, mi raccomando, che se ammazzi me tu c'hai molti fucili, io ce ne ho pochi. Dobbiamo far arrivare a uno, se io sono misericordioso è un altro paio di maniche, se no a uno e poi diventiamo amici di nuovo sotto papà, sotto. Cioè l'ho fatto così, acquisito, così era. Quindi questa è la disgrazia che oggi ancora, anche qui,
non è un problema serio oggi, che lo Stato molte volte dà le condanne, che è giusto, a forse, forse a volte li trova molti attenuanti, quindi anziché 20 anni da 10, 15 anni eccetera eccetera. Cioè la parola che usiamo qui in Albania è nguyuar. Nguyuar vuol dire, anche voi ho detto io, siccome lo Stato non li mette in carcere, sono io che vi metto in carcere, no? In pratica è un carcere dentro casa, non puoi uscire perché sono a rischio di essere ucciso. Allora dice, dopo 4 mesi si sono riconciliati, tramite qualcuno che era assolutamente in chiesa, tramite ci sono questi uomini che stimate dal villaggio e sono andati a fare da intermediari.